Grazie Presidente. Con questo intervento voglio provare a spiegare ai cittadini italiani cosa sta realmente accadendo. Voglio metterli tutti in guardia su quanto può essere pericoloso trattare temi così delicati senza avere il tempo e la possibilità di analizzare tutte le sfaccettature. Già perché forse qualcuno in quest'Aula non se ne sarà accorto, ma stiamo parlando di terrorismo e di possibili soluzioni per contrastarlo, soluzioni che non si vedono affatto in questo ennesimo decreto omnibus. Secondo l'attuale ricerca pubblicata dall'Institute for Economics and Peace sul terrorismo globale, le vittime del terrorismo sono quintuplicate dagli attacchi dell'11 settembre 2001 ad oggi, nonostante la guerra al terrore lanciata dagli USA e i 4.400 miliardi di dollari spesi nelle guerre in Iraq, Afghanistan e in operazioni antiterrorismo in giro per il mondo. Nel 2000 le vittime del terrorismo sono state 3.361, mentre lo scorso anno il numero è salito a circa 18.000. Ebbene, negli ultimi 45 anni l'80% delle organizzazioni terroristiche è stato neutralizzato grazie al miglioramento della sicurezza e alla creazione di un processo politico finalizzato all'inclusione e alla risoluzione dei problemi che erano alla base del sostegno ai gruppi terroristici. Soltanto il 7% è stato eliminato dall'uso diretto della forza militare. Ripeto, soltanto il 7%. Eppure i media, al posto di spiegare queste cose, come dovrebbero fare i cittadini italiani, incalzano con video di assassini, decapitazioni pubbliche, minacce al mondo occidentale in full HD. Ed oggi, giorno in cui il Parlamento dovrebbe rispondere con atti concreti a questa legittima esigenza di sicurezza, mi sarei aspettato la stessa attenzione nella diffusione delle vostre fragili ed inconsistenti soluzioni. Come ha già detto la collega Sarti, sventolare il codice penale per risolvere problemi che andrebbero risolte con analisi attente ed azioni incisive sugli attuali assetti geopolitici non è la soluzione al problema. C'è un approccio culturale di base completamente sbagliato. Si vuol dare, cioè, come pena una pausa per un caffè e sigaretta a chi è pronto a farsi saltare in aria, magari in una metro, dentro un aereo, contro una palazzina. Gli diamo un caffè e sigaretta. Ma questo lo sa bene chi, dal Ministero degli Interni, ritiene, udite udite, di poter calpestare i diritti fondamentali dell'uomo, articoli 13 e 14 della Costituzione, arrogandosi il diritto di stilare una blacklist in totale indipendenza, fatte salve alcune determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria, ma conosciamo i tempi biblici in quest'ultimo caso. Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, fino a che persone come Alfano ricopriranno ruoli di questo tipo, gli italiani non potranno dormire sonni tranquilli. Figuriamoci se possiamo mai essere d'accordo a dare il potere di censura a chi non è capace neanche di contenere qualche tifoso in uno stadio. Le vostre soluzioni saranno utili soltanto a punire fattispecie di reato differenti dal terrorismo. Le missioni di guerra poi hanno già dimostrato di essere inefficienti nella lotta al terrorismo, in questo decreto ci sono fiumi di milioni spesi in maniera assurda. Il tema della sicurezza delle forze dell'ordine poi vi è servito soltanto ad illudere per l'ennesima volta i giovani ragazzi idonei. Una parte significativa del testo è dedicata alla repressione delle attività di propaganda ed organizzazione via web. Le misure tendono essenzialmente ad identificare e chiudere i siti jihadisti, ma chiuderli è un'inutile fatica perché dopo aver impegnato uomini e risorse per identificare un sito del genere ed averlo chiuso, i jihadisti si sposterebbero altrove. È controproducente perché elimina preziose fonti di informazioni, infatti un accorto monitoraggio, trattando queste informazioni attraverso modelli di simulazione, potrebbe segnalare interessanti anticipazioni su attentati, crisi interne ed evoluzioni del gruppo dirigente. Tre, assolutamente negativo perché ci si preclude in questo modo ogni possibile azione di contrasto psicologico via web, che è una cosa fondamentale, ancora non la volete capire. Quotidianamente affermiamo noi in quest'Aula un concetto molto semplice che può capire anche chi è abituato a dialogare con dei semplici tweet. La decretazione d'urgenza è la resa di un Parlamento di ignavi, di persone che sono pagate per rimanere inchinate alle decisioni di chi garantisce una poltrona fino al 2018. Signori, siete pagati per pensare a quando un progetto di legge di cui essere fieri timonieri poteva essere questa una bella occasione. Ci sono le teste buone per farlo. Al concetto di urgenza, quando sostituirete la razionalizzazione degli apparati? Oggi state dicendo ai cittadini italiani che per non difenderli dalla minaccia straniera volete limitare la loro libertà.
La cosa più grave è che lo fate senza nessun mandato elettorale. Vi ricordo che questo è il governo illegittimo ed incostituzionale che doveva fare velocemente la legge elettorale e poi andare tutto al voto. Lo dicevate anche voi, ricordate? Menzogne su menzogne. Aprendo il sito della Camera dei Deputati, poi, Presidente, c'è addirittura una sezione denominata Carta dei diritti in Internet, in cui il legislatore, per la Costituzione saremo noi il Parlamento, per voi è il Governo, esorta il cittadino a partecipare con le proprie idee ad un processo di costruzione delle linee guida da utilizzare per regolamentare il web. I cittadini si diranno: bene, finalmente in modo partecipativo questa volta vogliono ascoltare la nostra voce. Ennesima presa per i fondelli, ed oggi infatti uscite definitivamente allo scoperto con la proposta di un Patriot Act alla matriciana, già, perché proprio dopo l'11 settembre ci fu quello americano che ha portato gli incredibili scandali del Datagate, ancora in corso, come ci hanno dimostrato Wikileaks di Assange, Snowden, eccetera eccetera. Presto lo vedremo anche in Italia. Proprio nel momento in cui gli Stati Uniti ammettono per la stessa bocca di Obama che si è sbagliato l'approccio alla guerra contro il terrorismo, che l'ISIS stesso è frutto di una guerra costosa e inefficace, che bisognava prendere bene la mira prima di sparare, ve lo ripeto, perché bisognava prendere bene la mira prima di sparare, voi proponete di gestire il problema tra amici, con un gruppetto di persone scelte dal Viminale, con diritto di vita e di morte sulla libertà d'espressione. Non bisognava alimentare una guerra ideologica, ma far crescere la consapevolezza che siamo davanti a una sfida culturale. La soluzione del problema è come integrare l'Islam nei processi di globalizzazione in modo non conflittuale. Stiamo invece assistendo ad un atto di prevaricazione politica a danno della privacy dei cittadini, che una forza come la nostra non può e non potrà mai accettare. Come dobbiamo farvi capire che siamo qui per riportare la sovranità al popolo, per cacciare dalle istituzioni persone che hanno deciso di tradire il proprio mandato elettorale e che oggi mentono spudoratamente per difendere i propri interessi ed accrescere i propri poteri? Proprio l'altro giorno abbiamo visto il vostro sindaco PD, candidato alle europee, bello arrestato, il sindaco di Ischia, un altro, e domani forse ce ne sarà un altro ancora. Bene, proposte concrete sarebbero state l'utilizzo di software di analisi per monitorare i siti e non chiuderli se peccaminosi dopo inserimento in una blacklist, e il rafforzamento della sicurezza interna con risorse idonee. Se volete fare qualcosa di veramente utile per la sicurezza di questo Paese, incrementate l'organico a disposizione, date i mezzi e strumenti adeguati, coordinate meglio le interazioni tra forze di polizia, autorità giudiziarie e servizi informativi per la sicurezza, incrementate realmente la cooperazione con gli altri Paesi senza gettare fior di quattrini. Questo decreto d'urgenza, privo di idee e con scarsi contenuti, non aiuterà a risolvere i problemi del terrorismo, ma viene il sospetto che molto probabilmente aiuterà a risolvere alcuni problemi operativi di altri governi. Ma questo l'abbiamo visto tanto, cioè magari la Germania viene spiata, la Merkel ruggisce, noi veniamo spiati, nessuno dice nulla. Avete dimostrato in Commissione di non saper dare nemmeno i pareri sui vostri emendamenti, gli stessi che avete dovuto cambiare con subemendamenti last minute a causa di errori grossolani in essi contenuti, prova inconfutabile questa di una non chiara strategia alla lotta al terrorismo. Signori, ce lo possiamo dire qua, tanto nessuno ci sta seguendo, non sapete che pesci prendere, sono 20 anni che non avete imparato nulla dagli errori di 20 anni, fatevi un esame di umiltà e di coscienza. L'unica cosa che mi fa ben sperare, Presidente, in conclusione, è che ormai siete il passato. Siete anacronistici come le soluzioni che proponete. Mentre noi costruiamo le leggi online con i cittadini, voi mettete a disposizione mail istituzionali che non aprite nemmeno. Non avete infatti letto le centinaia di mail degli idonei. E questo decreto è la prova che restate ancorati ad una vecchia visione politica incapace di adeguarsi al mutevole e rapido cambiamento in atto. Sui temi che riguardano la sicurezza nazionale, però, non si gioca, signori, non si gioca, perché non si gioca con la vita delle persone. Siete ormai come un Commodore 64 che si è inceppato a causa della polvere. Siete come una connessione 56K in un mondo che viaggia in fibra ottica. State bloccando il progresso di questo Paese con leggi che cercano di controllare ciò che voi non conoscete, ciò di cui voi avete oggi paura.
E noi, Presidente, che la rete la respiriamo e la conosciamo, non vi permetteremo di lasciare questo Paese in una continua pubblicità spot degli anni Ottanta.